Salve ragazzi, qui dal 38, come va? Che si dice? Siamo qui a Jurassic World Alive e dobbiamo, vi ho promesso che vi faccio vedere la campagna. Sì, vi faccio vedere la campagna. Mo' vedete un po' come funziona. Mo' io devo selezionare il mio team, che tecnicamente già è pronto. Solo che, niente. Vorrei. Meglio. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Perché la volta scorsa, come vi dissi, che più si va avanti con la campagna, più diventa difficile giocarla e gestirla. Quindi mo vediamo se riusciamo a fare un po' di campagne e portarla avanti, insomma, anche se ve l'ho detto, è un po' difficilino. Infatti l'ho interrotto bruscamente proprio perché avevo iniziato ad avere difficoltà e ho dovuto livellare un po' di dinosauri, TTari, come dicevo io da bambino, TTari. Ma l'unica cosa che io consiglio giustamente è questo. Lui è a un livello molto alto, dovrebbe gestire tranquillamente tutte queste bestie. Già. Allora, vediamo un po'. Vedete come fanno male? Lo so, uno mi dirà, ma tu hai usato uno common nei confronti di uno contro uno già comune? È raro. Sì, avete anche ragione, però c'è da dire che. C'è anche da dire che lui ha un livello più alto di tanti altri common. Quindi questo significa che è abbastanza resistente a reggere il confronto. Peccato che mi stanno massacrando ugualmente. Spera. Oh, bene, andiamo. Ci sono tolti uno di mezzo. Uno. Arriviamo. Vabbè, sconfiggilo che tanto. Anzi, ha fatto pure critico, meglio così. Ci toglia davanti lui. Mo' vediamo di farcela, insomma. Perché lui è ora, adesso dovrebbe reggere molto di più il confronto, però il problema è che c'è un'ora più tardi, non è facile, io ve l'ho detto. Az, hanno usato subito. Li ha subito usato uno ignorante. Attacco aumentato. Levate. Vediamo un poco. Fuori uno, andato. Sì, tanto non può cambiare. Ok, è andata. Fuori, ci togliamo anche questo. Bellissima. Andata, meno male. Oh, però l'ho rischiata perché io sto mettendo i più forti, eh. Ho messo in mezzo pure i più forti. Devo cambiare assolutamente. Non dovrebbe fargli male, di livello 16, quindi tecnicamente dovrebbe farmi poco e nulla, più o meno, quindi è andata. Togliamolo di mezzo. Non mi farò specialty, ma ok, è andata. Ha messo lo scudo, scudo distrutti, perché lui giustamente il T-Rex può sbattere degli scudi. Per questo non lo uso subito, perché lui è lento, però fa danni. Però, vittoria, vittoria! Ok, è andata. Sono contento, dai, sono soddisfatto. Vediamo, abbiamo sbloccato cose. Arrivo subito. Mi avevano chiamato, comunque abbiamo sbloccato anche questo. Oh, bravo. Abbiamo ottenuto un po' di robe. Andiamo avanti. Che succede? Sì, ah, mo ci spiega cosa. Oh mio Dio, quanti ne siete? Ah, Madonna, quanto, vedete quanto stanno aumentando, danno al tempo. Se, e mo ditemi voi con. E
come faccio? Ho perso. E ragazzi, ho perso, non ho personaggi che possono tenergli testa, assolutamente. Mi hanno fregato, che faccio? Avete visto quanto sono potenti? Per questo io dico, più andiamo avanti, io comunque ho fatto di tutto e di più. Quindi, io non posso fare proprio nulla. E vabbè, però posso livellare. Possiamo livellare il Dilophosaurus, bellissimo. Ha ottenuto pure un bel po', quindi potevo ottenere qualcosa in più, dai. Almeno salgo di livello, anche se di livello sono proprio debolissimi, ragazzi. Cioè, se dobbiamo livellarli, dobbiamo portarli tra i rari, li dobbiamo portare almeno al 20 per farli forti. Forti, ok, sottolineo il termine forti. Stessa cosa è common, anzi common qualcosa in più, va? Siamo onesti. Questo è il problema. Vabbè. Vabbè, comunque lasciamo stare, non comment. Bene, qui credo che non abbia più niente da fare. Credo che neanche qui con Ma poi io voglio capire una cosa. Numero di tentativi raggiunto, evento completato. Ok, ma l'evento completato in questione. Tieni d'occhio il calendario settimanale per gli eventi che ti fanno acquistare questo DNA. Ok, vorrei vederlo. Tieni d'occhio il calendario settimanale. Come posso vedere il calendario settimanale? Non lo so, quindi a posto. Quindi vabbè. L'unica cosa che potrei fare è attivare di nuovo questo e sperare che mi arrivi qualcosa al volo. A raffica. Sì, perché questi qua potrebbero. Lo devo sbloccare. Sblocchiamo. Eh sì, lui lo devo ancora sbloccare. Perché l'evento settimanale è una cosa. L'evento, però, se lo trovo qui. Il titano boa mi appare grazie come si chiama, al richiamo dell'esca qui in questione. Sarò più dovrei essere più tranquillo e fortunato perché non fa parte dell'evento. Tecnicamente, sì, almeno così dovrebbe funzionare. Ah, cavolo, pessima. 93, però dovevi averlo preso, sapete? Sai che lo dovrei averlo preso? Vediamo un po'. Ditemi che l'ho sbloccato. Grande, l'abbiamo sbloccato, perfetto. Buono, 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 molto buono. Molto buono. Bene, sblocchiamolo. Definitivamente, oltretutto. In basso a tutto, oh, però avete visto quanti dinosauri, animali, creature ho trovato da sbloccare, cioè tanta roba. Ah, non male, dai. Sì, però abbiamo tanti da sbloccare. Tutti questi qua che voi vedete, li ho visti e non li ho sbloccati. È tanta roba. Dovevi sbloccare anche lui. Lo spinosauro della generazione 2 è ignorante. Vabbè, devo sbloccare lui prima o poi, spero di sbloccarlo perché mi interessa proprio. Ma poi ho visto un'altra cosa interessante. Questo voi non l'avete visto, ma c'era anche lui in zona. Sì, l'Oviraptor, bello. Bello. Per questo io a me mi girano le scatole, che qua vedo tanta roba interessante. Poi
Poi non fanno vedere niente di interessante a un gioco come Jurassic World Evolution che mi fanno poi girare. Perché di cose qua ne hanno messi di dinosauri e di creature. Bene, facciamo un altro PvP che tanto non possiamo fare quello. E andiamo su battaglia. Noi almeno se siamo fortunati possiamo ottenere altri skin, magari uno oro. Che mi interesserebbe tanto, che quelli là epici oro ti danno roba tanta, tanta roba interessante. Vediamo un po'. Intanto cancello cose che vedo messaggi, cose, chi se ne frega. Dai, dai, dai. Tanta roba, tanta roba, tanta roba. Se troviamo però giocatori, magari mi fareste un favore. Andiamo sempre con lui perché secondo me è la cosa migliore. Oddio, i Dodo! I Dodo! Chi li ha mai immaginati i Dodo? I Dodo! Ci sono i Dodo, raga, i Dodo! Picchiateli Dodo, bruciateli, mangiateli. No, chi se l'aspettava i Dodo? Con tutto il bene di questo mondo, i Dodo. Vabbè. Vediamo un po'. Forse due scudi li possiamo fare, eh? Bella andata. Sì, perché più sono tutte e tre, più possono far male, capito com'è la logica? Ah, abbiamo usato tutte e due lo stesso trucchetto, la purificazione. È la Madonna del critico. Dai, che sfiga. No, un ibrido, io li odio gli ibridi, io li odio, li odio, io odiare gli ibridi. Ah. Io non sopportare gli ibridi proprio, tiè. Vai, scelgo te. Così lo stordisce al turno, così non arrischi. Che poi è piccolissimo, se ci fate caso di dimensioni, perché l'hanno fatto un po' più piccolo del normale. Bene, è ora di fare danni. Aia. Più o meno. Però danno, quindi danno al tempo, maledizione. Ah, mamma mia. Morto, ma... i danni che... Ma... Ah, gli ibridi! Guarda, è la cosa che odio di sto gioco. Mi dispiace dirlo, ma il gioco... Col concetto di ibridi muore, morirà male. Cioè, è un peccato, raga. Veramente mi dà un fastidio, ma di quelli grossi, eh. Ah, mo c'è lui, mo, giustamente. Come lo batto a questo, mo? Ora non lo posso battere. Eh beh, grazie. Come posso competere con... No, ho sbagliato. Ho sbagliato, ho sbagliato. Ho sbagliato tantissimo, raga. È errore mio. È stato un errore mio. Non avevo, pensavo di fare una cosa e volevo fare un'altra in realtà, però.
D'obbligo, è per forza, raga. Ma qui è già persa comunque, non posso competere contro questo, eh. Non posso competere, è persa malissimo. Quindi vediamo un po', ma li ho persi tutti perché ho sostituito uno, ma questo per fortuna è una buona corazza e resiste, ma vedete quanta resistenza tiene lui, perché lui è giustamente immune e tutto. Ora fa attacco speciale perché manca solo quello. Appunto, ma ho aumentato lo scudo, quindi un motivo in più che se lo metto questo ho sprecato la cosa, quindi grande. Ah, mo fa il cambio, maledetto. Ah, mo ha un comune di me. Mo ha un comune, maledetto. Un raro, anzi, mi correggo. Oh, dai, forse lo sconfiggo in un colpo. Ma scusa, non ce l'avevo io la priorità? Vabbè. L'hanno ridotto, wow, pari a zero. Ma dai, questa è bastardissima, è stata. Vabbè, no, ma se l'avevo detto che era già persa. Vabbè, oh, hai rotto questa priorità, eh. L'hanno ridotto un corno, mi sta a zero, mi sta. Guarda come bastardo! Avete capito? Mi ha rifregato per la seconda volta. Chi è? Ha avuto un culo esagerato, ve lo posso dire. Che sfiga proprio. Battuto da un dodo. Da un dodo. Da un dodo. Ho perso per colpa di un dodo. Mamma mia, che tristezza. La vergogna. Vabbè. Basta così, raga. Qui del 38. Al prossimo video. Io vi lascio stare. Qui del 38. Passo e chiudo. Andando qua, carico una cosa. Sappiate che la prossima volta non so quando rigiocherò, riporterò il gameplay, ma vi assicuro. Sblocchiamolo! Sblocchiamolo! Lo finiamo con, una con avere sbloccato l'Oviraptor. Perfetto. Che poi c'era un evento appunto dell'Oviraptor. Fuori uno. Fuori due. Bellissimo. No, pessimo. Andata benino, 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 pessima. Oh, bella, 92. E abbiamo sbloccato pure l'Oviraptor. Grande. Abbiamo sbloccato l'Oviraptor, raga. Abbiamo sbloccato l'Oviraptor. Giusto? Ditemi di sì, ditemi di sì. E vai, grandissimo. Abbiamo sbloccato l'Oviraptor. Oh, è finita benissimo, non bene, benissimo. Abbiamo sbloccato l'Oviraptor. Spero che la prossima volta però vi sbloccherò il Titano Boa perché lo vorrei portare volentieri. Bene, io qua vi saluto. Lo sblocchiamo perché abbiamo l'obbligo di sbloccarlo perché se no, non va bene però, Se no, che cacchio. Eccoci qua, crea. Se mi dia la possibilità Oviraptor di attivarsi, magari mi farebbe un favore. Dai. Oh. Grande, crea. Raro! Era raro! Bellissimo! Era un raro. Mi ricordavo che era un common. Buono, meglio così.
Bene, raga, qui del 38, passo e chiudo. Bella, raga.